ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, ma dai, cosa ve lo dico a fare? Siamo su Clash Royale, ragazzi, perché è finita la stagione e noi ci abbiamo di aprire un baule, perché altrimenti il sottoscritto non può giocare. Baule costruibile di Lega 2, ragazzi. Questa stagione ho sfiorato di nuovo la Lega 3, 4531 trofei, chiudo comunque a 4477, non mi posso lamentare. Beh, direi ragazzi che non abbiamo altro tempo da perdere, andiamo subito a vedere questo bel baulozzo costruibile. 3096 di gold con 4 skip ancora per noi. Andiamo subito a vedere cosa ci viene proposto. 59 barbari o 59 frecce. Non uso nessuna delle due. Andiamo a prendere i barbari. Andiamo a prendere i barbari, anche se non credo userò mai né uno né l'altro. Forza, forza, forza! Molto bene! 76 moschettieri o 76 upgrader. Il moschettiere è nel mio main deck, quindi anche se potrei guadagnare 3800 di gold, assolutamente 76 moschettieri per me, ragazzi, che me lo porta a 360 unità su 800, quindi si avvicina il livello 10 anche per il moschettiero. E c'è la leggendaria, e c'è la leggendaria, nonostante nelle epiche ci sono 15 pecca e 15 gran cavaliere, abbiamo la leggendaria, ragazzi. Mamma mia, mamma mia, io spero sia ci sia un mago di ghiaccio, anche se nel mio deck non ci sono le leggendarie. Comunque andrei a prendere il peccone e attenzione ragazzi, un bel pollicione in su, un bel pollicione in su. Se vi sta piacendo questo video, ragazzi, solo per la leggendaria dovete mettere un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Andiamo a vederla. Strega notturna o mastino? Beh, ho giocato tanto la strega notturna con Log Rider e la possibilità di avere solamente l'ultima unità mancante per portarla a livello 3 non mi dispiace affatto, quindi la andiamo a prendere. 3 streghe notturne su 4, va bene ragazzi, non ci possiamo lamentare. Andiamo ad aprire qualche altro bauletto, abbiamo un argentino subito così, 70 di gold, una cura e 12 scariche, mi servono anche queste, vediamo l'orello, 286 di gold, 7 bombaroli, molto bene, 2 capanne dei goblin, altrettanto bene, non è vero, in realtà come non è vero avere trovato 2 capanne dei barbari, attenzione, 30 cannoni, l'ho appena tirato via per rimettere dentro lo spiritino del ghiaccio. Andiamo intanto a richiedere la nostra bella fireball, stiamo portandola a livello 11, siamo solamente a 200 su 1000, il deck ragazzi lo state vedendo adesso, devo potenziare ancora lo spirito del ghiaccio per avere finalmente la quinta carta comune nel deck a livello 12, ma direi che senza indugiare oltre, intanto terminano le offerte mentre rimane attiva la mia del baule della corona. Andiamo a vederci, andiamo a prendere, potremmo andare a prenderli, me ne darebbe 20 per 200 gold, li prendiamo, 200 gold spesi per 20 spiriti del ghiaccio, va benissimo, e direi allora quasi quasi di andare a farci una bella serie di partitozze, magari un paio di partite in ranked, giusto per vedere un pochettino come ci va oggi la giornata. Siamo contro Mure Answer dei The 420 Guys, 4000 trofei anche per lui, ovviamente inizio stagionale anche per lui, vediamo cosa decide di fare, livello 12 come me, lui apre con un gigante, quindi partiamo subito velocissimi con Glider, pipistrelli e moschettiere dietro, pronte le frecce per lui. Allora spirito del ghiaccio deve assolutamente venire in aiuto al mio moschettiere, bene così, andiamo con i goblin sul giant, lasciamo pure gli sgherri, non mi dà assolutamente problema la cosa, continuiamo a picchiare il giant anche con il cavaliere, lui va a giocare un principe nero, intanto gigante fermato, perfetto, principe nero che può continuare a colpire, sono quasi pronto a pushare di nuovo, velocissimo con lo grider dietro al cavaliere, pronta anche la scarica, va bene così, questo gioca col deck con i due cavalieri, lo grider continua a martellare ragazzi, infermabile,
Stiamo attenti a non giocare male. Lui dovrebbe zapparmeli. No, me li freccia. Allora andiamo a congelare con lo spirito del ghiaccio. Non ci credo, riesce a colpirlo il principe, ma è provvidenziale il moschettiere che va a shottare. Alla fine, lasciamo andare. Gli abbiamo portato una torre a 1059, l'altra a 1810. E lui con un mega sgherro decide di difendersi. Va benissimo così. Lo sto recuperando tranquillamente. Elisir pronto per fare il nuovo attacco. Direi di aprire molto tranquillamente con un cavaliere sulla destra, in modo da vedere lui cosa ha intenzione di fare. Deve giocare i principi. Non ci credo. Parte invece con un estrattore. Allora vado a spingere con lo grider. Assolutamente. Andiamo a fermare. Andiamo a togliere i suoi sgherri con i pipistrelli. E la combo entra. Meravigliosa. Spreca anche una fireball. Quindi riusciamo a rimetterci in vantaggio. Vale la pena usare anche noi la fireball per tirare giù il suo estrattore di Elisir. Praticamente danneggiarlo in realtà quasi completamente. Attenzione al doppio principe. Dovrebbe arrivare a breve. No, invece apre con il gigante. Di nuovo da dietro. E io la provo così, ragazzi. Non mi fa paura quel gigante. Dietro con il moschettiere. Abbiamo tanta roba per andare a contrastarlo. Ne abbiamo veramente tanta. Lui decide di andare a spingere il gigante così. E noi allora andiamo a fermare. Gli mettiamo lo grider in modo che dovrebbe deviare i due cavalieri. Esattamente. Secondo moschettiere dietro, ragazzi. Serve il cavaliere e anche velocemente. Vediamo se riusciamo a piazzargli sopra un bel cavaliere. Perfetto, che gira il principe nero. E attenzione di nuovo, spirito del ghiaccio dietro. È pronto lo grider, giocato centrale in modo da andare a dar fastidio alla torre. Dovrebbe giocare gli sgherri. No, lui si arrende così. Allora andiamo a chiudere la partita con un moschettiere centrale. Andiamo a congelare la torre e la andiamo a portare a casa, ragazzi. Meravigliosa. Dai, facciamone un'altra prima di salutarci, che questa è andata bene. Questa è andata veramente veramente bene. Forza così. 4030 trofei. Andiamo a vedere di portarci a casa anche questa partita contro Ig One More Nig di Caracas York. Ciao. Attenzione. Vediamo un po' come fare l'apertura in base a quello che gioca lui. Lui gioca un mago di ghiaccio, io gioco il cavaliere leggermente troppo avanti, ma dovrebbe mettere uno grider secondo me. E infatti lo mette, ma dalla parte opposta a quella che pensavo io. Andiamo a congelare comunque lo grider. Perfetto. Il moschettiere va benissimo, che colpisce lo grider. Avrebbe potuto dargli un paio di colpi in più, ma lui capisce che anche io ho lo grider, quindi cerco di stare largo. E peccato. Invece bene, la Tesla aveva preso il cavaliere. Lo grider può tirarne un'altra. No, viene circondato, quindi assolutamente vanificato il mio attacco. Di nuovo con un cavaliere a deviare. Stiamo attenti adesso al suo grider. No, arriva un miner. Gli mettiamo sopra il Triss di Goblin. Perfetto. Partiamo noi di nuovo. Dovrebbe avere la Tesla, credo. E infatti ce l'ha, purtroppo ce l'ha. Ma io cerco di ciclare lo grider. Vediamo se entra l'Oxycle. Giù la Tesla. Vediamo se fare un po' di danni con i pipistrelli. Va bene, non ci possiamo lamentare. Ma adesso è pericoloso. È pericolosa la difesa. 3079, 2064 per me. Lui dovrebbe giocare lo grider dietro al cavaliere. Non lo gioca. Vediamo che intenzioni ha. Sembrerebbe non voglia fare nulla. E allora a questo punto Goblin o Grider, se ce l'abbiamo. Forza con lo Grider. Lui gioca la scintilla, non ci credo. Gioca la scintillozza che andrà a sparare. Non prende lo Grider. Allora sono pronto io con la zap, ragazzi. Meraviglioso l'ingresso. Dai o Grider. Gliene tira una, la porta 400. Non posso rischiare di tirare anche la fireball. Rimarrei troppo senza Elisir. Rimarrei troppo scoperto. Avanti quei pipistrelli, perfetto i pipistrelli, sbagliatissimi invece questi goblin, sbagliatissimi. No, invece hanno difeso, grandi che hanno difeso la torre, credo abbiano difeso la torre, non ho visto sinceramente con precisione. Vediamo se Gader ci ricasca ancora. Non ci ricasca, bene che andiamo, gliela portiamo a 16 e ci prepariamo per la difesa con un bel moschettiere e un cavaliere davanti. Lui dovrebbe giocare la scintilla o il miner. Ecco, invece arriva il miner. Gli mettiamo davanti di nuovo questo spiritelli, cioè spirito del ghiaccio e pipistrelli a fermare lo grider, che comunque riesce forse a tirare un colpo. Non ho visto neanche bene. Possiamo ripartire alla grande. Forza. Andiamo a zappare anche un attimo lo stregone. Fa niente.
Non diamogli tregua. Pronto lo spiritino per il suo grinder che non dovrebbe tardare ad arrivare. Centrale ancora il mio secondo moschettiere. Bene così. Invece lui apre di Tesla. Non ci posso credere. Apre di Tesla. Vado comunque con un cavaliere. Lui si rende conto di essere arrivato alla fine del tempo. Troppo tardi. Di nuovo Goblin a fermare il minatore. E si può dire che anche questa partita è vinta. Grande. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vorrei che mi diceste che cosa avete trovato voi nel vostro baule costruibile, se c'era una leggendaria. Mi raccomando di lasciare uno sbrego di like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto, ciao!